Una nuova legge per tutelare i panifici tradizionali, per distinguere quello che è il pane fresco, il pane fatto in giornata, i prestinè, da quello che invece è il pane lavorato, il pane anche di importazione come spesso capita, e per tutelare la filiera lombarda. Questo è il significato della legge che la Lega ha voluto e che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità per difendere un lavoro secolare, una tradizione lombarda, valorizzare il prodotto chilometro zero e tutelare una categoria. Quindi anche i consumatori che devono saper scegliere, differenziando appunto il pane fresco dal pane non fresco, ma dicevo anche tutta una categoria che rappresenta una vocazione tradizionale e ancora oggi tanti posti di lavoro nei nostri paesi, nelle nostre borgate, nelle nostre frazioni che devono essere tutelati. Un segno concreto, importante, incisivo di vicinanza della Lega a coloro che lavorano e producono in Lombardia.